noi abbiamo già visto nella storia di questo paese politici che si sono trincerati dietro all'immunità per non essere processati dalla magistratura nella sua autonomia e nella sua indipendenza. Io penso che chi non ha nulla da temere, no? Il governo dice noi abbiamo agito correttamente, dessero l'autorizzazione a procedere, soprattutto credo lo deve fare il Movimento 5 Stelle che ha detto che era sempre contrario. E francamente trovo piuttosto sconcertanti e anche pericolose le frasi di Gasparri quando dice che quella condotta è dovuta a una strategia complessiva del governo per contrastare l'immigrazione. Quindi la strategia complessiva del governo sarebbe quella di tenere delle persone sequestrate in una barca, tra l'altro italiana, col rischio di malattie e di morte, no? È una strategia veramente inquietante. Quindi io non vedo altra strada che quello di dare l'autorizzazione, si fa il procedimento e se non hanno fatto niente verranno assolti, come fa ogni persona che non ha l'immunità parlamentare. Però Salvini non si vuole far processare. Questo mi sono accorto. Ma lei è stato uno dei sindaci insieme agli altri contro il decreto sicurezza, no? Sì. Ma come giudica lei quell'atto di Salvini, che si è ripetuto poi sulla Sea Watch, no? Abbiamo visto quella nave a un miglio dalla costa con i migranti, 47 persone lì. Lo dico con molta sincerità, sono innanzitutto condotte disumane, che viene ancora prima della politica, poi sono condotte antigiuridiche. Noi riteniamo che quello che accade in mezzo al mare sono anche in alcuni casi reati, non solo dei trafficanti di esseri umani, ma anche crimini contro l'umanità di chi li fa morire in mare. E vi dico qualcosa in più, che qualora si facesse finalmente un processo contro i responsabili di crimini contro l'umanità, la città di Napoli si costituirà parte civile. Quindi noi stiamo facendo cose concrete, compreso il porto aperto. Toninelli continua a dire che il porto è chiuso, il porto è aperto, quindi non c'è nessuna ordinanza di chiusura. Quindi sono condotte antigiuridiche, spesso propagandistiche. Un paese pieno di insicurezza, dove succedono fatti gravissimi, dove non si parla più di corruzione e mafia, sembra che l'unico problema sono alcune persone che stanno in mezzo al mare. Sapete, ha detto il sindaco di Napoli, faccia il velista, quando lei diceva andiamo a prendere i migranti noi. Si fa il velista, faccia il sindaco, lei sa, piuttosto faticoso a Napoli, si lavora 16 o 18 ore al giorno, velista non l'ho mai fatto, però. Se lo dovessi fare per andare a salvare delle vite umane, sarà la prima volta in cui mi cimenterò come al timone di una barca. Secondo me Salvini, nei suoi atti, è un razzista, perché molti no, dicono Salvini è un razzista, questo paese ormai è alla deriva. Non mi sembra, è anche xenofobo. Xenofobo e razzista? È la mia opinione personale. Grazie.